senno di poi potrebbe essere facile dire mettiamo la coda di paglia e facciamo finta di niente, lasciamo che gli altri usurpino le proprie attività, la propria vita. Mio padre però non era così, lui era tutto d'un pezzo, a volte diciamo anche arrogante e strafottente, ma nel lavoro perché dovevi lottare con tante questioni, non solo personali e non solo quelle di voler fare una carriera, ma è un lavoro duro quello del gioielliere, dell'orefice. Sai che ogni giorno che apri la sala cinesca, quello potrebbe essere l'ultimo tuo giorno, perché non sai mai quando ti vengono a fare una rapina piuttosto che un furto. E poi eravamo in un periodo storico molto molto particolare. Gli anni di piombo di Milano raccontavano ogni giorno di rapine, dette anche assurde, rapine a un panettiere, a una farmacia, oltre sì che alle banche, che era una routine quotidiana. Mio padre aveva la legittimità di potersi difendere con le armi, perché ovviamente il lavoro che aveva gli competeva questo arbitrio, però a lui non è che si difendeva perché qualcuno tentava di rubargli qualche pezzo d'oro o un anellino o un orologio, ma era il senso di ciò che avveniva. Lui metteva davanti il sudore e la volontà di fare quel tipo di lavoro, di ricchezza personale, perché l'entusiasmo è la passione che ti porta ad avere, che sono le ricchezze che ti porta avanti a lavorare 12-13 ore al giorno, anche quando, tra virgolette, magari sei un po' più benestante, un po' più ricco degli altri, ma non lo fai per i soldi, lo fai perché ti piace fare quel mestiere. E lì non puoi né scendere a compromessi né essere debole, perché se sei debole, quel lavoro lì ti uccide, ma in tutti i sensi della parola. Principalmente la cosa che mi ha spinto è stata quella di cercare di rimettere in linea e su un binario corretto la verità. Vedevo che anche dopo anni e anni di silenzio su quello che è stata una storia molto travagliata, si raccontavano delle situazioni, degli aneddoti, degli episodi su quanto riguardava la mia tragedia in modo a volte un po' troppo contorto. Faccio degli esempi: si continuava a esprimere, perché ovviamente il nome di Battisti era il nome del titolo di ogni articolo, lui come l'artefice, come colui che aveva premuto il grilletto nell'omicidio Torreggiani, e questo e altre cose. Ovviamente questo andava a distorcere quella verità storica, che ovviamente avrebbe potuto anche creare delle ripercussioni su quello che era la mia battaglia, e non solo la mia, di mettere i tasselli nel posto giusto. Per assurdo, se io avessi consentito e continuato ad accettare l'idea che Battisti avesse premuto il grilletto, raccontavo una bugia, perché Battisti in quel momento del mio attentato non è presente fisicamente. Lui è presente con la mente, con le idee, con le analisi, con il complotto fatto per uccidere una persona qualunque che ha avuto il debito solo di difendersi in una rapina. La cosa bella è stata che mi hanno permesso, da Luca Barbareschi, produttore, a Fabio come regista, e gli stessi attori, Montanari, Lelara, Laura Chiatti e gli altri, di poter partecipare attivamente sia nella stesura e nella correzione dei particolari, sulla sceneggiatura, sugli ambienti e sulle situazioni, in primis, che dovevano raccontare questa storia. Una cosa che avevo chiesto e pregato era che, ovviamente non potendo io decidere, perché non è compito mio,
decidere nei minimi termini cosa sarebbe potuto essere inquadrato, essere preso, filmato, però alcune scene avevo fatto la preghiera che fossero raccontate il più verosimilmente reali. Per ipotesi, la scena della rapina e la scena dell'attentato, che sono i due punti, i due caposaldi che vanno dall'inizio alla fine del blocco a raccontare questa storia. Questo mi ha permesso e ha permesso a Fabio di poter carpire dalle mie emozioni, da ciò che io gli raccontavo, dalla famiglia, dagli episodi, come andare a raccontare questa storia, che aveva delle particolarità che desideravo, cioè quelle che alcuni punti fossero pressoché più veritiere possibili. Mi è piaciuto e ovviamente mi ha dato delle grandissime emozioni, anche dover ricordare nei minimi termini alcuni episodi, ovviamente possono comunque scaturire nel cuore e nella mente certe emozioni, però era importante che io riuscissi a farle percepire agli addetti ai lavori, in modo che si potesse creare una bella opera. Come dicevo, io non l'ho visto ancora, ma per una mia scelta, proprio perché al di là che avremmo potuto vederlo oggi in primis, però a questo punto ho deciso di mettermi insieme al pubblico, intorno a un pubblico sconosciuto e al buio, e raccogliere quelle stesse emozioni che potrebbero raccogliere chiunque altro che conosce o non conosce la storia, proprio per vedere di quanta emozione effettivamente possa dare. Io credo che questo film sia, non perché ovviamente parla di me o parla della mia famiglia, per cui che io sono in causa, ma credo che possa portare veramente grandi emozioni e grandi verità per quello che è una storia troppo spesso raccontata male.